3 giocatori in ospedale con 5 giorni di prognosi e 10 segnalazioni alle autorità con altrettanti DASPO quasi scontati. È questo il bilancio della partita di calcio a 5 che si è disputata nel fine settimana a Lauro tra la compagine locale e la rappresentativa del Ponte Landolfo. Tutto è accaduto sul finale, il match terminato con la vittoria della squadra ospite è degenerato quando alcuni rappresentanti dei locali avrebbero accusato un giocatore della squadra avversaria di aver esultato in maniera troppo veemente alla rete segnata. Le parole si sarebbero presto trasformate in un'aggressione fisica, anche piuttosto violenta. Alla degenerazione dei fatti è scattata la maxi rissa, che ha coinvolto in vari modi calciatori, dirigenti, familiari ed ovviamente semplici tifosi di entrambe le squadre. Le immagini della telecamera presente sul campo parlano chiaro e raccontano anche di una reazione estremamente violenta. Sui fatti, naturalmente, indagano le forze dell'ordine, che avrebbero già individuato almeno 10 partecipanti. Per loro dovrebbe scattare d'ufficio la denuncia per rissa, oltre ad uno scontato DASPO. Sì, purtroppo è successo. Sono io il primo a essere ammaricato, come penso tutti i protagonisti, sia da parte nostra che di parte loro. Sono cose che nello sport non dovrebbero mai succedere, però purtroppo è successo e la cosa non si può cancellare. Da parte mia e da parte comunque di tutti noi c'è stata la massima disponibilità a chiarire la cosa già da subito, perché è vero che il nostro calciatore ha sbagliato ad aggredire l'avversario che aveva esultato, cioè è lo sport quello che lui esulta, assolutamente, non è una giustificazione. Però poi tutto quello che è successo dopo non è solo, cioè, è colpa di tutti, non di un singolo, perché io vedo entrare in campo per prima persona non solo della nostra zona, dirigenti, no, cioè alla fine non si è capito niente. Noi insieme ad alcuni dirigenti di loro e anche dei ragazzi che comunque hanno dato uno schiaffo, una cosa, e le cose sono scusate, abbiamo cercato di far pace, non a caso sono intervenute le forze dell'ordine per sincerarsi, e stessi dirigenti loro hanno detto no, tutto a posto, è tutto rientrato, testimoniato dall'arbitro. Io, cioè, dal canto nostro ce l'abbiamo messa tutta prima e dopo per far placare gli animi. Per il resto tutto quello che è fuori da quello calcistico purtroppo noi non abbiamo responsabilità.